Oggi è il momento conclusivo di un percorso avviato qualche mese fa, grazie al cuore in una goccia, alla convenzione che abbiamo fatto con loro, i nostri intenti comuni. Oggi realizziamo uno spazio che insieme poi all'assistenza da parte dei professionisti messi a disposizione danno un aiuto, danno una mano a quelle madri bisognose che hanno difficoltà nel portare avanti una gravidanza. Cos'è che cambia una diagnosi da una sentenza in una speranza? Una professionalità che non è solo una risposta scientifica, medica, ma anche solidale e anche spirituale, che è la nostra identità, c'è pure questa. Ma non è una spiritualità bigotta che va a inculcare le nostre idee, sempre in punta di piedi ci mettiamo accanto alle mamme che hanno difficoltà e le facciamo sentire con questo triplice abbraccio, scienza, famiglia e fede, quella mancanza di risposta umana e solidale che purtroppo ce n'è molta in giro, e le donne che sono nella desolazione, nell'isolamento, trovano conforto, coraggio e sono spinte ad amare quella creatura che magari ha delle difficoltà. Questo avviene con tecniche scientifiche di altissimo livello, con formazione, con ricerca, con la collaborazione dei due ospedali, il Policlinico Gemelli e il Sant'Anna e San Sebastiano. Questa collaborazione porterà una crescita culturale non solo per i professionisti, ma a tutto l'hinterland del territorio. Per noi certamente oggi è il compimento, è l'inizio di un percorso nuovo. Caserta meritava questo hospice perché ha medici molto umani e quindi ci hanno dato la possibilità di lavorare. Il Policlinico Gemelli, nella figura dei medici, sono stati molto disponibili a dare questo contributo, quindi non è stata una cosa che si è fatta in poco tempo, ma sono già 2 anni che lavoriamo per questo momento. E noi siamo felicissimi, oggi proprio è una festa per noi. Sì, oggi è un evento formativo, praticamente tutto il personale che comporrà l'equipe multidisciplinare che si interfaccia col Gemelli oggi viene formata e parte finalmente stamattina con l'inaugurazione da parte di Sua Eccellenza il Vescovo Lagnese dell'Hospice per il Natale, parte l'attività. Cos'è l'Hospice per il Natale e soprattutto mi sembra che sia l'unico nel meridione? Sì, per noi è un grande orgoglio perché riuscire a essere il primo Hospice per il Natale dell'Italia centro-meridionale ci riempie di soddisfazione. In realtà è l'accompagnamento del fine vita del neonato che in un ambiente riservato a lui e alla famiglia vive questi momenti, affiancato da questa fondazione, Il Cuore in una Goccia, che accompagna e assiste in questi momenti particolari la famiglia. Laddove la sanità non riesce a guarire, deve necessariamente accompagnare queste famiglie provate da un dolore enorme, e le deve accompagnare appunto in questi momenti particolari. Noi partiamo dalla gestione delle gravidanze a rischio, le gravidanze malformative, e accompagniamo il neonato nel fine vita. L'Hospice per il Natale è il punto di accoglienza della donna gravida che porta in grembo un bambino che ha delle problematiche, e questo significava fino a ieri lasciarla un attimo priva di un'assistenza emozionale, di un'assistenza a 360 gradi, che significava prendersi cura non soltanto della paziente gravida, ma prendersi cura anche del suo bambino che è affetto da una patologia di cui spesso noi non abbiamo la reale contezza o la percezione di quanto effettivamente possa impattare nella sua vita, e quindi offrirgli una possibilità di accoglienza, ma soprattutto di seguirla in un percorso nascita che porterà poi alla nascita appunto di un bambino che è sì affetto da una patologia, ma è anche circondato da una serie di esperienze e di saperi che possono in qualche modo andare a migliorare quello che è il suo
outcome neonatale. Il dottore Porte è stato sicuramente un supporto importante in questo percorso, ma chiaramente se non ci fosse stato la richiesta da parte dei colleghi di Roma dell'Hospice perinatale del Gemelli, e se non ci fosse stata qui in azienda una serie di condizioni predisponenti, quindi un reparto di ostetricia assolutamente attrezzato per assistere anche le gravidanze patologiche, ne vediamo tante durante l'anno purtroppo, e quindi siamo in condizioni di poterle assistere, e soprattutto anche i neonatologi, perché tutto questo discorso può essere fatto se hai dei colleghi ginecologi che lavorano ad un certo livello, ma soprattutto i neonatologi che lavorano ad un certo livello. Non voglio togliere tempo al vostro convegno, ma sono qui per innanzitutto dichiarare la mia piena collaborazione, la disponibilità della Chiesa di Caserta per questo progetto e non solo. La cura della persona, dell'ammalato e in questo caso della mamma e del bambino che porta in grembo ci sta particolarmente a cuore. L'iniziativa mi sembra davvero da sottolineare, un vero punto di eccellenza, questa hospice che viene inaugurata oggi per il nostro ospedale di Caserta, che ha nel suo nome, come sapete, il nome di Sant'Anna, che viene invocata non soltanto per le donne sterili che attendono un bambino, ma anche per tutte quelle gravidanze difficili. Quindi davvero mi sembra quanto più idoneo questo progetto per il nostro ospedale che porta il nome di Sant'Anna. Poi voglio sottolineare come questa hospice, che nasce dalla collaborazione della direzione generale, della direzione sanitaria del nostro ospedale con il Policlinico Gemelli, in modo particolare con la Fondazione Cuore in una Goccia, intende accogliere la mamma che porta nel grembo un bambino in maniera integrale. Si parla di un'assistenza non solo medica, scientifica dunque, ma anche umana, spirituale. Mi sembra che questo sottolinei una dimensione oggi sempre più riconosciuta da tutti, che non esiste la malattia ma che esiste il malato, che non esiste la patologia ma esiste la persona nella sua interezza e integralità. Quello che questa azienda ha voluto realizzare, e il direttore generale naturalmente si è impegnato personalmente in questo, è stato un abbraccio che l'azienda ha voluto dare a questa attività. C'era proprio la volontà di creare questa emozione, un'emozione che non è stata soltanto realizzata con l'ambiente fisico di quella stanza che avete tutti visto, meravigliosa da un punto di vista proprio colori, arredi, c'è tutto un insieme di cose che poi danno questa percezione, ma soprattutto la volontà di far percepire che questo è un hospice, nella parola hospice c'è proprio l'accoglienza appunto, ed è perinatale, quindi l'attività riguarda non solo il neonato ma tutto quello che è intorno al neonato, e questa è la cosa che ci sforzeremo di fare e sulla quale abbiamo ragionato tanto. Meno male della collaborazione, perché il lavoro duro inizia adesso, cioè costruire l'esperienza, costruire naturalmente la formazione, cercare di lavorare in stretta collaborazione con chi l'ha fatto prima di noi e lo sta facendo bene, perché naturalmente vogliamo diventare più bravi di loro, è inutile dirlo perché siamo nella regione Campania dove De Luca ci dice che dobbiamo essere i primi, quindi per forza dobbiamo migliorare.